Mi è appena arrivato il nuovo Black Star St. James. Che ne pensi? Ho aspettative piuttosto alte per questo amplificatore qua. Primo perché sostengono di aver costruito l'ampli 50 watt valvolare più leggero al mondo. Seconda cosa, sono riusciti a mettere all'interno dell'amplificatore una built-in reactive load. Ho visto già qualcosa su internet su questo ampli ed è come se avessero messo al suo interno un aux. Se consideriamo che questo l'ho pagato più di 1000 euro, averlo dentro l'ampli non mi dispiacerebbe. Chiaramente le aspettative sono alte anche per quello che riguarda il suono, perché tutti quelli che l'hanno provato ne parlano benissimo. Direi di aprirlo prima che se lo mangia tutto. Allora, questo con una mano, diciamo, si riesce a prendere. Da 1 a 10, vabbè, questo direi 9, ovviamente, e questo, ma 5. Che avete sentito finora e che ascolterete in questo video saranno tutti registrati utilizzando il sistema di Loudbox EIR interno al Black Star St. James. Sapete tutti benissimo che ormai io da anni registro in casa soltanto utilizzando lo Universal Audio Aux. La cassa vera, diciamo con il cono, la utilizzo soltanto per me quando ho voglia di suonare utilizzando quella. Ma per registrare in casa ormai sono convinto che il sistema Loudbox EIR è il migliore in assoluto. A meno che non vi troviate in uno studio di registrazione ben attrezzato, secondo me i migliori suoni, i migliori risultati si ottengono con questo sistema. Considerando che l'ampli ha al suo interno tutte queste funzioni, non utilizzerò come al solito lo Universal Audio Aux, ma soltanto il sistema appunto integrato. Altra cosa importantissima da chiarire subito: questa qui è la versione 50 watt con le valvole finali 6L6. Questo diciamo che è un po' più quello orientato all'high gain, ai suoni saturi, un po' più spigolosi. Mentre per dei suoni un po' più vintage, un po' meno arrabbiati, c'è la versione con le finali L34 che però non ho in questo video. L'ha già detto Sara, ma senza ombra di dubbio questo ampli supera il test peso. È veramente leggerissima, considerando che si tratta di un 50 watt. Generalmente questo è il peso che si trova su testate da 15, le lunchbox, quelle piccoline. Ma chiaramente adesso tocca parlare del suono, perché può essere leggero quanto vuoi, ma deve suonare anche bene. Di base l'amplificatore ha due canali, un pulito e un crunch. In realtà poi è possibile cambiare il voicing del canale crunch per aggiungere ancora più gain, quindi di fatto è come se l'ampli avesse tre canali. I due canali clean e crunch condividono l'equalizzazione, quindi alti, medi e bassi, la gestione di un riverbero digitale integrato nell'amplificatore e il controllo del master volume. Separati invece sono i due volumi, quindi abbiamo il volume del pulito e il volume del crunch, e sul crunch abbiamo anche il controllo gain per aggiungere le varie distorsioni che invece nel pulito non c'è. Oltre a questi controlli c'è una levetta che permette di scegliere tra diversi wattaggi, quindi possiamo averlo a 2 watt per usarlo proprio in casa senza disturbare, 50
50 watt, quindi massima potenza. E poi c'è una terza posizione chiamata SAG, che in pratica è un'altra modalità della versione 50 watt. Ma devo dire che dopo aver fatto diversi test, la differenza con la versione 50 watt classica è minima, c'è ma è lieve. Partendo dal canale pulito, è dichiaratamente di ispirazione Fender Blackface. Non sono un grande fan del canale pulito in generale, ma possiamo definire questo un canale pulito comunque nella norma, un buon canale pulito, soprattutto per chi ha intenzione di utilizzare l'ampli con dei pedali. Questo è il suono pulito dell'amplificatore, a seguire lo provo con un pedale overdrive per farvi vedere come convivono insieme. La vera bellezza dell'amplificatore per me è quando si passa al canale crunch. È un canale piuttosto malleabile rispetto a come settate il controllo del gain. Si può passare da un suono bluesy, quindi quel classico crunch che si usa con i single coil, fino ad arrivare a ritmiche heavy, rock e anche metal, tutto all'interno dello stesso canale. Attivando lo switch voice sul canale crunch, quindi passando diciamo al canale high gain, la struttura del gain del suono rimane praticamente la stessa del crunch, perché ovviamente stiamo parlando di una variazione dello stesso canale, ma abbiamo molta più distorsione. Non si tratta comunque di una distorsione tipicamente Marshall, è qualcosa di diverso, ma neanche strettamente collegata ad amplificatori tipo il 5150. Dell'ampli abbiamo tre output per collegarlo ai nostri cabinet, e le due uscite, quella bilanciata e quella invece jack che possiamo utilizzare anche come uscita cuffie, del cab rig. Quando utilizziamo una delle due uscite del cab rig possiamo anche non collegare nulla all'uscita cabinet, questo perché all'interno appunto c'è una reactive load box che trattiene il carico, quindi possiamo serenamente accendere l'amplificatore anche se questo non è collegato a nulla, mentre un normale ampli lo staremo friggendo così.
così. Accanto all'uscita del cab rig c'è il selettore per andare a scegliere tre dei preset salvati all'interno dell'amplificatore. Adesso vi faccio vedere il software per capire come funziona. FX loop con send and return, ingresso foot switch che è compreso nell'amplificatore, abbiamo visto nell'unboxing, e l'USB per collegarlo al computer e utilizzare il suo software per l'AR e tutta la parte che riguarda il cab rig. Ci facciamo un breve giretto sul software per farvi vedere come funziona, in realtà è molto semplice e intuitivo. E dopodiché andiamo direttamente alle conclusioni finali, quali sono i pro e i contro di un amplificatore come questo. Il layout del programma è palesemente ispirato a quello di Aux. Dall'amplificatore partiamo da un suono di base, quindi scegliamo il canale, se pulito, distorto, col voicing e tutto il resto. Mentre dal programma è possibile soltanto intervenire sull'AR, quindi sulle casse, i microfoni da utilizzare, e su un riverbero room, quel parametro che ci dà l'impressione di avere l'ampli nella stanza. Dall'applicazione possiamo soltanto controllare la sua parte Reactive Loudbox, cioè tutta la parte che controlla l'AR, eccetera. Si può scegliere di utilizzare fino a due casse contemporaneamente, oppure di usare anche la stessa cassa ma posizionando microfoni differenti. C'è una discreta selezione di cabinet tra i più famosi, quindi Fender Style, Marshall, Mesa, insomma tutti i cabinet più importanti. Oppure la possibilità di annullare l'IR, utilizzare l'uscita di DI e quindi andare poi a caricare noi l'IR che vogliamo. Per ogni cabinet possiamo andare a scegliere pure il microfono che ci piace di più. Chiaramente ci sono i più famosi, come ormai siamo abituati a vedere in quasi tutti i programmi del genere. Ci sono soltanto due posizioni diverse per ogni microfono, una col microfono in asse e una fuori asse. Questo è l'SM57 in asse. Così è fuori asse. Per ogni R, quindi una volta scelta la cassa e il microfono, possiamo poi andare a intervenire direttamente su un equalizzatore grafico. Se per esempio ci piace l'IR ma vogliamo intervenire in una maniera un po' più chirurgica sul suono. Differenza importantissima con Aux, è possibile scegliere due IR contemporaneamente, quindi possiamo utilizzare due cabinet. Ad esempio proviamo una combinazione con un 4x12 Modern UK insieme a un 4x12 Modern USA. L'amplificatore in questo momento è sul canale Crunch. Questa configurazione la possiamo cambiare come ci piace di più, che ne so, possiamo fare un 4x12 Modern Ceramic insieme a un 4x12 Vintage Oversized. Attraverso l'USB è possibile utilizzare l'ampli direttamente come scheda, sfruttando così anche le funzionalità stereo, perché come vedete possiamo pannare le due IR. L'app è pensata bene, è qualcosa di familiare, almeno per me, e il fatto di averlo integrato in un ampli fatto e finito, vero e proprio, è un grande, grande risparmio considerato quanto costano questo genere di sistemi, soprattutto se li volete di qualità. I pro sono diversi, diciamo che è tutto vero quello che dicono nella sponsorizzazione di questo amplificatore, è davvero il più leggero sul mercato per quanto riguarda i 50 watt, e il sistema di Reactive Loudbox con il software e tutto il resto funziona benissimo, mi sembra veramente di avere uno Universal Audio Aux dentro l'amplificatore. Senza considerare il fatto che lo si può tranquillamente utilizzare in casa sulla scrivania, oppure lo possiamo portare su un palco, collegare a una 4x12 e comunque in grado di emettere 50 watt di potenza. Mi ritengo appagato anche dal punto di vista sonoro. Dei tre canali dell'amplificatore, secondo me il Crunch è il migliore di tutti, è in grado di passare veramente da blues a rock and metal con estrema facilità, ma probabilmente preferirei boostare magari con un tube screamer il secondo canale piuttosto che utilizzare il voicing numero 2. Mi è sembrato che diventi un po' più morbidino, soprattutto sui palm mute. Per quello che riguarda i contro invece, diciamo, non è facile trovarne in un ampli del genere, e se proprio dobbiamo parlare di contro, ma più che di contro mi sembra anche normale che costi, il prezzo del St. James non è bassissimo, ma non si può pensare di avere l'amplificatore con dentro uno Universal Audio Aux e pagarlo 4 lire. Se fosse arrivato a costare meno di 1000 euro con tutto quello che fa e con i 50 watt, non avrebbe praticamente
effettivamente più senso comprare nessun altro amplificatore. Ragazzi, spero che il video vi sia tornato utile. Non è di certo un segreto che mi piace Blackstar, ormai lo dovreste sapere perché ogni volta che mi capita qualcosa con questo marchio, insomma, quasi sempre mi piace. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se state valutando l'acquisto del St. James, magari anche in quale versione, se è la 6L6 che è questa o la L34. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!